Itellium è una realtà composta da tre divisioni. La divisione Regeneration, Itellium Regeneration, che si occupa della rigenerazione di oli esausti, con due raffinerie, una in Lombardia a Pieve Fissi Raga in provincia di Lodi e una a Ceccano in provincia di Frosinone. Oltre a Itellium Regeneration presente Itellium Purification, con una raffineria che si occupa della purificazione e rigenerazione di solventi e con una capacità di rigenerazione di quasi 100.000 tonnellate all'anno. L'impianto principale è a Landriano in provincia di Pavia e abbiamo un'altra sede su Rho dove è prevista il confezionamento di solventi poi destinati alla vendita. La terza divisione, Itellium Ambiente, comprende oggi quasi una trentina di società, di impianti che si occupano della gestione dei rifiuti, con l'obiettivo principale, la mission del gruppo è rivolta soprattutto alla circolarità, al recupero. Siamo presenti un po' su tutto il territorio nazionale, soprattutto lo sviluppo del gruppo Itellium oggi si è concentrato maggiormente sul nord e centro Italia e abbiamo una presenza nel sud, sulla Puglia, con l'impianto Castiglia. Fra le ultime società entrate nel gruppo è entrata una società, un termovalorizzatore che si occupa di produrre energia partendo dalla gestione, dalla valorizzazione di rifiuti non pericolosi di derivazione urbana. E in più, negli ultimi sviluppi, a partire dall'estate del 2022, è iniziata anche un ingresso, una presenza all'interno di porti, con l'acquisizione di una realtà sul porto di Trieste e in divenire comunque uno sviluppo anche su tale filiere. L'obiettivo principale è quello proprio gestire i rifiuti con una attenzione particolare verso la circolarità, la rigenerazione, come lo dimostra anche la presenza di due realtà importanti come Regeneration e Purification all'interno del gruppo e anche con la gestione della divisione ambiente, con lo sviluppo della divisione ambiente, l'obiettivo è sempre quello di indirizzarci sempre maggiormente al recupero di rifiuti, quindi sicuramente lo sviluppo di Itellium è tutto work in progress, continuerà su queste attività e questi obiettivi.